Salve, eccoci ancora una volta qua con il nostro angolo dei profumi. Ciao a tutti da Mary, ben ritrovati. Oggi vi parlo di una nuova tipologia di video. Questo è il secondo video, se non sbaglio. Andiamo a ricercare i profumi, almeno quelli di cui sono in possesso io, che si assomigliano. Le note olfattive sono uguali o identiche, oppure magari possono anche essere diverse, ma non penso. Comunque qualche nota olfattiva identica ci deve stare per forza, ma comunque li sentiamo uguali, identici o quasi. La cosa ha funzionato. Precedentemente vi ho parlato di altri due profumi. Fabulous Flowers di Fior di Magnolia e Fiori Bianchi del Giardino dei Sensi. Oggi invece vi parlo di un altro profumo di Eurospin, che non è però Fior di Magnolia. Non ricordo più la casa produttrice qual è, perché sotto non riesco a leggere o non c'è, no, ma non c'è proprio, e la scatola l'ho buttata. Sto parlando di Emozioni. Questo è un profumo, io penso che sia nuovo, l'ho trovato in questo anno 2022, praticamente in circolazione, in vendita, in produzione nel mio Eurospin. Poi non so da quanto tempo che magari gira, ma non penso, ecco, anche perché, come ho già detto in un altro video, anche altre youtuber non ne hanno parlato. Solo una, adesso non mi ricordo più che canale era, una ragazza bionda che non sono iscritta al suo canale, però comunque la seguo perché sapete, insomma, chi ama i profumi e ogni tanto va a seguire anche gli altri, oppure quando vedi tra i video consigliati qualcosa dei profumi, subito vai a vedere, no? Per conoscere altri tipi di profumi. È un'occasione magari per dare visualizzazione a una collega, perché no? E per conoscere anche noi, magari per informarci su altri tipi di profumi che magari non ne siamo a conoscenza, visto che poi il mondo del profumo è così vasto e quando niente ti piacciono i profumi vuoi un attimino conoscere e sapere anche altre fragranze, ecco. Mi sembra ne parlava lei, ma aveva fatto vedere solamente la foto, quindi neanche lo aveva acquistato. Poi non sono andata più a vedere, quindi non lo so, ecco. Però siccome già ve ne ho parlato nel momento che avevo acquistato questo profumo, in molti mi avete confermato che è vero, è il dupe di Chloé, non mi ricordavo più, che è il dupe di Chloé e che a sua volta si assomiglia, è uguale a questo Chic Romantique della Comin. Questo mi ricordo, la marca della Comin, che è il dupe, questo ne siamo sicuri, di Chloé, che non so però Chloé quale, o di Chloé, no, non lo so, non mi ricordo. Non ditemi insomma alcune cose perché non vado in tilt con tutti questi nomi dei profumi. Questo è un tantino più forte, sensazioni, emozioni. È una bella boccetta, da quanto? Da 50? Vabbè, insomma, che cosa ce ne importa. Fatto sta che è un profumo molto pulito, molto leggero, molto fresco, da indossare in tutta la giornata, quindi non in un particolare momento della giornata. È un profumo che potete indossare anche al lavoro. Volevo fare una piccola parentesi, perché magari, ecco, io parlo spesso di alcuni profumi. Queste non sono sponsorizzazioni, le mie recensioni sono dovute solo al mio modesto parere. Sono tutti profumi che acquisto io oppure mi vengono regalati da parenti, da Rick, insomma, eccetera, eccetera. E nel momento in cui un'azienda si farà viva e vorrà farmi testare magari i suoi profumi, io
io, cioè, ve ne renderò conto, ve lo farò sapere, quindi adesso sono solamente delle mie libere recensioni, ecco, vorrei un attimino specificare, perché magari vedete spesso alcuni profumi si ripropongono, ma proprio perché mi piacciono molto e quindi, ecco, solamente per questo motivo. E quindi, oppure magari scopro all'improvviso che si somigliano e dico, ma perché non fare un video in proposito? Infatti appena questo l'ho acquistato a scatola chiusa, anche perché non c'era il tester, all'Eurospin, 6 euro l'ho pagato, e quando stavo in macchina, insomma, l'ho aperto, l'ho sentito, dico, ma questo a me mi sembra che già ce l'ho. Tornata a casa, sono andata a sentire, praticamente identico a questo. E, allora, vediamo un attimino in Chic Romantique della Comin, che anche la Comin che fa profumi low cost, sono tutti profumi molto persistenti, oltre a essere economici. Le profumazioni sono veramente buone e questo è uno di quelli che io adoro più di tutti. È un profumo femminile, molto elegante e anche sexy, possiamo anche definirlo così. Si sente una nota leggera, ma proprio leggera, di rosa con un po' di peonia e di magnolia. Io ci sento anche un po' di talcato e di miele in questo, sì, perché è più dolce rispetto all'altro, mentre l'altro lo sento un tantino più forte, ecco. Troviamo dunque queste note di magnolia, di peonia, di ambra grigia e di cedro. Vi sto leggendo le note proprio di lui, sono riuscita a trovarla, proprio di Chic Romantique, quindi non vi sto leggendo le note di Chloé, poi magari possiamo andare a compararle, ok? Dunque, vediamo bene però la piramide olfattiva. Le note di testa sono rosa, le note di cuore la peonia, il miele, il cipro. Di fondo la magnolia, la peonia, l'ambra grigia e il cedro. Mi sembra che ci sia anche il deodorante di questo, non sono sicura. Non me lo vado a spruzzare, lo sento così, anche se ormai lo conosco molto bene, anche perché prima mi sono spruzzata due profumi insieme, Fiori Bianchi e Fabulo Flowers. Avrei dovuto fare il dopo di quello, però veramente abbiamo fatto un combo, l'abbiamo messo insieme, voi direte, l'abbiamo chi? L'ho proposto anche magari a chi ha visto il video, quindi l'ho proposto anche a voi, se magari avevano in casa entrambi i profumi o magari in futuro, di fare questo combo, ed ha funzionato benissimo, cioè, quindi non è... vediamo un po' di unire anche questi due, di fare lo stesso esperimento. Dopo penso che mi dovrò fare una bella doccia perché sono strapiena di profumi. Aspettiamo un attimino. Intanto in questo video sappiate che il nostro Fly ci ha abbandonato, c'è, non giro la videocamera, dovrei fare la videocamera col telecomando che poi la giro e vi faccio vedere, sta, è qua, sta dormendo. E vabbè, oggi ci ha abbandonato. Vediamo un attimo, no, bisogna aspettare ancora di più perché già è mezz'ora che ho girato l'altro video e quindi non riesco. Ma qua per esempio abbiamo fatto questo combo e quindi non si sentiva una distinzione tra i due profumi, erano veramente uguali. Questo per fare così l'esperimento, perché dici magari solo annusandoli o mettendo una volta l'uno, una volta l'altro, magari uno pensa, dice, sono uguali, invece no, se li mischiate insieme la cosa è veramente così. Adesso non riesco a sentire bene, anche perché poi è una giornata abbastanza calda e a volte il profumo si confonde. Comunque provate, se li conoscete andate a sentire
confrontarli, sono, questo è leggermente più forte dell'altro, però alla fine sono identici. Sono tutti e due dupe? Questo non lo so, ma secondo me comunque anche questo di Chloé è lo stesso dupe, visto che sono identici con questo chic romantique. E niente, io spero che vi abbia fatto piacere anche questa nuova tipologia di video, scoprire i dupe, vabbè, scoprire no, le profumazioni che sono identiche o quasi. E oggi vi ho parlato di questo Emozioni dell'Aerospin e Chic Romantique della Vomin. Grazie per avermi seguito anche oggi. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate il pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E niente, noi siamo sempre qua che vi attendiamo a braccia aperte, sia io che Rick e il nostro Fly, il magico mondo dei bijou di Rick e Mary.